Accidenti, mi ha fatto una mano incredibile. Sì. Senta, se sei stanco posso continuare io? No, non sono stanco. Comunque si può sempre continuare insieme. Certo. Questa è roba da buttare? Faccia vedere. Beh, sì, direi di sì. Sono del 73. Dovrebbero essere tutte le ricevute, le fatture. Ma no, ma questi no, però. Ma perché sono soltanto degli schizzi, no? Beh, non sono proprio degli schizzi. Questi sono... sono gli ultimi che suo padre ha fatto. Sai quella volta che siamo andati in Toscana, al casale... Al casale dei Lori? Sì. C'era una sedia lì e lui si è messo subito a disegnare. Lo faceva sempre. E appena vedeva qualcosa che lo colpiva, che gli interessava, la voleva fissare e quindi la disegnava, poi ci lavorava sopra. Non so però se adesso, col fatto che non c'ho più papà, io riesco a interpretare. È facilissimo, guardi. Allora, questo qua è il casale. Uh-huh. E questa, vedi, è una finestra con una veduta. Poi c'è questo qua è un arco ribassato. Yes. E questa è la copertura di un tetto. Sì, forse ha ragione lei. Ebbene... metterli in una cartellina. Linda? Sì? Lei ha chiesto un prestito a mio padre. Sì. Mi spiace, mi rendo conto che... sì, è un po' imbarazzante, però come lei sa, io ho una vita un tantino complicata. E quindi suo padre mi dava spesso degli anticipi. Oddio, qualche volta anche qualche prestito, che però io ho sempre restituito. Sì, lo so. Beh, chiaramente, considerando l'andamento dello studio, quella mia richiesta la può gestire. Molto furba, niente da dire. Guarda come t'ha preso in giro. Ma c'eri tu in stanza con lei? C'ero io. E a me sembrava sincera. Delle volte sei ingenuo come un tredicenne. Tu dovevi licenziarla e basta. E invece ho preso un'altra decisione. Va bene, se vuoi tenerla, tienila. Però i 20 milioni sono anche nostri. E io non voglio che glieli dai. Oh, non ti preoccupare per i tuoi soldi. Li prenderò dal mio conto personale. Non capisco perché una donna, soltanto perché ha un'esistenza difficile, si mantiene da sé ed è di bella presenza, deve essere considerata una puttana. Senti, Matteo, quella aveva una storia con papà, fin dai primi giorni in cui è entrata in azienda. E tu come lo sai? Va bene. Io mi gioco la mia quota d'eredità che quella una storia con papà ce l'aveva. Va bene. Paola? Sono pronta, possiamo andare. Sì, mamma, arrivo. I fiori? Sono in macchina. Ah, bene. Tesoro ci accompagna alla porta? Certo. Senti, Matteo, è da un po' di tempo che non sento né vedo Isabella. Ma che cosa è successo tra te e lei? A Isabella non è successo niente. E a tuo figlio che succede qualcosa. Allora avete litigato? Magari. Due che litigano, poi fanno la pace o si spiegano. A Matteo gli si è seccata la lingua. Non sono fatti i nostri. Ecco. Andiamo. Ci vediamo questa sera. Ciao. Salutatemi papà.